Io di povera. Questo non è soltanto un saluto, ma come sempre vuole essere un ringraziamento. Evidentemente oggi qualcuno vuole che io faccia forse un po' più rapidamente di quanto faccio di solito, ma voi siete abituati, ho avuto la fortuna di essere qui in altre occasioni e sapete che non mi dilungo in questi momenti. Il ringraziamento come sempre a voi e alle vostre famiglie per la scelta che avete fatto, per il possibile di servire il vostro paese e quindi tutti noi con le stellette nella brigata. Permettetemi una notazione che oggi forse suonerà in un modo diverso, perché un po' come fa questa pioggia che va e viene, ci sono anche affermazioni in questo che è il 151 anno della nostra unità d'Italia, di qualcuno che magari la pensa diversamente. Ora, chi la potrebbe magari realmente pensare diversamente siamo noi che questa Italia l'abbiamo fatta, perché non ci sarebbe l'Italia di oggi se non ci fosse stata la Sardegna di ieri, se non ci fossero stati tanti sardi che hanno dato la vita per l'Italia. Si è compiuta nella prima guerra mondiale, che ha visto la brigata eroicamente combattere per un'Italia che molti di quegli stessi martiri non conoscevano. Ebbene, noi oggi siamo qui davanti alla bandiera della nostra Repubblica e alla bandiera della nostra isola. Io so bene che questa brigata, che tanto è sarda perché da sardi è formata, sa bene quello che la Sardegna ha dato all'Italia e sa bene quello che l'Italia deve alla Sardegna. Ecco, la mia presenza qui, come io mi auguro la mia presenza a questo Natale, quando potrò venire a trovarvi nel teatro, mi auguro con il presidente Ugo Cappellacci, è anche la testimonianza che noi sappiamo quello che voi sentite per l'Italia e per la Sardegna. Permettetemi una notazione personale: il comandante ha citato mio padre, che è mancato poco più di un anno fa e che forse voi ricorderete, ha voluto essere sepolto con le due bandiere intrecciate. Ecco, non ci sarebbe l'Italia di oggi se non ci fosse la Sardegna, e la Sardegna ha bisogno dell'Italia. Questo so che voi tutti lo ricordate, e vi assicuro che a Roma c'è qualcuno che sta provando a farlo ricordare agli altri. Grazie ancora, forza Italia.